aspettano i corridori con le borace d'acqua fresca. Termac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocrete Floor per il settore commerciale e industriale. Termac a Conegliano. Aggiungi valore alla tua casa nuova o da ristrutturare. Scegli una porta basculante Ballam. Sicurezza, silenziosità, isolamento termico e qualità garantite dalla vera marcatura CE. Tanti modelli in acciaio, legno o effetto legno. Per una scelta sempre conveniente. Perché una porta da garage Ballam è per sempre. Per informazioni chiama il numero verde 800 40 55 40. L'energia della natura è l'energia della vita. Anche noi siamo animali, in fondo. Costruiamo il futuro con le nostre mani. Ascotrice Gas. Energia dalle nostre mani. Buonasera, buonasera e bentrovati con Teleciclismo, la nostra seconda puntata dell'edizione 2016. Stasera parleremo con i nostri ospiti e presenteremo una formazione veneta, una formazione trevigiana. Fra poco vi presenteremo i dirigenti della squadra e alcuni corridori che stasera sono qui ospiti, sono venuti a farci visita. Però prima di andare avanti, Chiara, diamo le consuete informazioni. Certamente, ciao Mario, cari amici telespettatori, è la seconda puntata della nuova stagione. I riferimenti li trovate in sovraimpressione, per cui prendetevi nota, e sono sempre gli stessi. Potete intervenire, perché vi ricordo che siamo in rigorosa diretta e quindi potete telefonare allo 049 77 21 50 oppure mandare i vostri messaggi al 328 54 08 000. Classifiche diamante anche stasera, Chiara. Sì. Ci saranno le classifiche diamanti, due delle quali non saranno ancora popolate perché le gare devono ancora cominciare, mentre la categoria dilettanti vedremo come sarà cambiata rispetto alla scorsa settimana. E poi presenteremo anche il Gran Premio Bate, un'altra classifica per corridori e juniores. Prima di presentare gli ospiti, ciao Tina, ciao Roldano. Buonasera agli ospiti e buonasera soprattutto ai nostri telespettatori che ci seguono con assiduità ogni settimana. Saluto anch'io gli ospiti e telespettatori. Gli ospiti del team Marchiol San Michele Vetri, una formazione che opera, che gareggia quest'anno e anche nelle passate stagioni fra i corridori Elite Under 23, quest'anno con una formazione rinnovata. Però, Chiara, presentiamo gli ospiti che sono con noi stasera. Certamente, per il team Marchiol San Michele Vetri Basso, questa sera qui con noi il presidente Giuseppe Lorenzetto. Buonasera a tutti e grazie. È con noi anche il direttore sportivo, Biagio Conte. Buonasera a tutti. E poi abbiamo tre atleti. Abbiamo Gianluca Vecchio. Buonasera. Ancora Stefano Gandin. Buonasera a tutti. Ed infine abbiamo anche Stefano Vettorelli. Buonasera. Prima di andare avanti, presentiamo anche e proponiamo la sigla per premio allo scatto che continuerà con Industrial Forniture Moro. Di cosa si tratta, Chiara? È il concorso che abbiamo lanciato l'anno scorso e, vista appunto il grande successo che ha avuto, lo riproponiamo anche quest'anno. Si tratta di mandare una vostra foto mentre state facendo sport. Vi ricordo anche subito il numero, è al 345-7466-212. Potete mandare una foto, verrà scelta la foto più bella ogni mese e alla fine della stagione si decreterà quale sarà la foto più bella in assoluto. Cominciate a mandare le vostre foto di qualsiasi sport esse siano. Quindi non prettamente solo ciclismo, ma qualsiasi sport. Assolutamente, non soltanto ciclismo, qualsiasi sport. E poi ci sono i ragazzini giovani, magari accompagnati anche dai genitori, insomma fate coreografia, fate
le foto migliori che potete immaginare e mandatele, numerose, tante, poi noi le aspettiamo e le faremo anche vedere. Adesso certo. Però, proprio per lanciare la sigla, vediamo un insieme delle foto proposte nella passata stagione. Via la sigla. Premi allo scatto. Ecco, il numero di telefono già lo avete visto in sovrimpressione, però Chiara, ripetiamolo. Ripetiamo, potete mandare la vostra foto anche tramite un semplice WhatsApp al 345-7466-212. Oppure, ancora più semplice, abbiamo la pagina Facebook Teleciclismo, per cui potete anche postarle su Facebook. Bene, detto questo, cominciamo a sentire i nostri ospiti e cominciamo dal presidente Giuseppe Lorenzetto. Squadra che è già stata presentata, squadra che ha già cominciato a pedalare, una squadra ricomposta, ecco, per buona parte, ma subito balza all'occhio che è una formazione squisitamente giovane, tutti i corridori under 23. Una scelta dell'organizzazione della vostra società di creare un gruppo giovane, poi sentiremo anche Biagio Conte, perché con i giovani, come dire, bisogna creare questa situazione di amalgama, no? Fare gruppo e dare quegli insegnamenti che in una categoria come questa servono. Allora, le scelte da cosa sono dettate? Ma le scelte sono dettate perché già da un po' di anni che noi lavoriamo sui giovani per avere per scoprire dei talenti giovani, perché il corridore quando inizia a avere 26-27 anni, le squadre professional, World Tour, non le cercano neanche più, addirittura se li vanno a prendere da junior, quindi o facciamo un bacino giovane seguito da chi sa seguirli per costruirli, se no non riesce a far niente. Ecco, c'è potenziale, insomma, questa stagione, come si presenta? Ma, per quanto diciamo riguarda noi, i valori? Al gruppo ci crediamo, l'abbiamo fatto appositamente, l'ha seguito il nostro direttore sportivo su atleti e tutto, abbiamo tenuto degli atleti dell'anno scorso perché erano degli atleti validi, inseriti dei nuovi innesti, speriamo che il gruppo fatto sia un gruppo vincente. Poi voi avete anche l'appendice della professional. Noi abbiamo l'appendice della professional, lasciamola un po' in stand by. Ecco, Biagio Conte con un buon ritorno poi fra l'altro in questo gruppo, dopo tante esperienze maturate da prima da atleta, sappiamo tutti sei stato un pregevole corridore professionista, poi la direzione sportiva con formazioni di alto livello, esperienze dunque maturate che adesso servono per promuovere e per dare, come dire, giusti insegnamenti a questi ragazzi.
Ma quant'è importante e soprattutto difficile, delicato, ecco, il lavoro di un tecnico con questi ragazzi che da junior transitano verso, diciamo, le fasce più alte del dilettantismo? Sai, innanzitutto devi avere il tempo comunque di poter seguire tutti i ragazzi, perché non dico la maggior parte, ma alcuni ragazzi vanno a scuola, quindi ancora hanno l'impegno dello studio. Da noi da sempre, anche da quando comunque prima di passare all'esperienza nel campo dei prof, ero qui con Beppi. Abbiamo sempre guardato prima lo studio e poi comunque all'agonismo. Sì, sono passati diversi atleti nel nostro gruppo, e non solo Peter ma insomma Peter Sagan, campione Viviani, del mondo, è passato Viviani, Jacopo Guarnieri, è passato Cimolai, sono passati diversi atleti. Pateschi, che ancora adesso è un buon professionista, quindi sono passati diversi atleti. No, diventa un lavoro particolare, perché comunque con i giovani, quelli che vanno a scuola, devi avere un attimino più di tempo nel pomeriggio per riuscire a seguirli, o comunque per avere un... Adesso in questo inizio stagione diventa un po' difficile, perché comunque le giornate sono ancora corte, i ragazzi hanno poco tempo, perché uscendo da scuola alle 2, comunque alle 5 già faceva buio, adesso già incomincia già... Si comincia già ad avere un po' più luce, avere un po' più tempo per gli allenamenti. Quanto è cambiato il ciclismo dagli anni che, quando eri tu agonista, ai giorni nostri? È cambiato molto? Beh, è cambiato molto. Se ne parlava prima con Orlando. Forse è cambiato il modo di interpretare il ciclismo da parte dei ragazzi. Una volta non esistevano né cellulari, né internet, né quant'altro. C'era internet, sì, ma non un uso così discriminato. In gara le radioline, però. Non esistevano. No. Quelle radioline non esistevano. Zero, assoluto. No, è stato il periodo dal 2005 al 2009 che hanno cominciato le radio, forse qualche anno prima. Sì. Fine anni 90. Quindi, insomma, cambiamenti ce ne sono, insomma. Sì, cambiamenti ce ne sono. Adesso le radioline non ci sono più, però. Almeno sulla parte dilettantistica. Mentre a livello professionistico nel professionismo sono rientrati invece... World Tour, ovviamente. Nel World Tour si può usare ancora. Ai tuoi tempi c'erano meno ragazzi che studiavano, quindi diciamo faceva un corridore più a tempo pieno. Adesso studiano tutti. I ragazzi di oggi sì. Devo dire che studiano tutti, sono più preparati, non serve spiegargli cosa vuol dire un test con CONI, perché sanno tutto. Forse ho superato anche il test con CONI ormai. Anche, ci sono diversi. Ma Giuseppe, e invece per quanto riguarda i dirigenti e i presidenti di società, che cos'è cambiato? Ci sono esigenze di altra natura? Ma le esigenze oggi sono anche quelle... se il ciclismo molto spesso si dice sempre la solita cosa, no? La bici, le gare, il traguardo, ma... all'interno di questo cambia qualcosa. Se allegati alla squadra non hai gli amici sponsor che ti danno una mano, non vai da nessuna parte, quindi è diventato molto difficile avere questi amici, perché il lavoro... Sotto profilo di costi, quindi, anche. Certo, il lavoro qua in Italia sta andando un po' a rotoli, quindi li trovi proprio quelli che hanno un po' di passione. Quindi diventa difficile promuovere l'attività? Diventa difficile promuovere l'attività. Diventa difficile perché... ti devi misurare con i soldi che ti danno, dove prima c'era più un po' di più splendidità, adesso tutti ti danno l'indispensabile, quelli che possono. Insomma, bisogna formare il budget e poi fare attenzione. Certo, vorrei sentire un corridore invece. No, però Roldano, facciamo così, perché è già il momento di vedere il nostro primo contributo, però riservati la domanda per quando rientriamo. Chiara? Diamo la linea alla regia per il nostro primo contributo che ci porta in provincia di Ravenna a Belricetto e vediamo gli Elite Under 23. GAER, più di 50 anni di esperienza ai tuoi piedi.
servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Amici sportivi e appassionati di ciclismo, ben trovati. Oggi qui a Bel Ricetto di Lugo piove, è freddo, è una giornata veramente brutta, invernale, ma sono tantissimi i ciclisti alla partenza, esattamente 169 in rappresentanza di 22 squadre. Stiamo vedendo nel frattempo la firma foglio partenza e purtroppo il tempo oggi è quello che è. Non ci si aspettava in una giornata dove è l'unica corsa in Italia un tempo così infame, ma d'altronde non ci si può fare niente. Ma vediamo allora di dirvi subito quanti chilometri dovranno percorrere i ciclisti quest'oggi. Sono 113.900 metri, si tratta come sempre di gareggiare sul circuito classico di 5 km e 150 metri da ripetere 22 volte. Dunque ci siamo, ormai mancano pochi minuti alla partenza di questa gara che è giunta alla 54esima edizione ed è organizzata dalla Francesco Baracca Lugo e dall'SC Ariete Bericetto, che proprio quest'anno festeggia i 70 anni di attività. Eccoci alla partenza, piove a dirotto, ovviamente corridori tutti quanti con le mantelline, e intanto sta per partire l'auto del direttore di corsa Davide Turchi, vice direttore, ricordiamo, è Teresa Del Borgo, la giuria, il collegio di giuria è formato da Giuliano Della Mura, presidente, giudice arrivo Silvia Neri, componente Emanuela Treossi, componente in moto Ruggero Pagliarani. Siamo partiti, qui ovviamente una panoramica in lontananza, vediamo il primo giro che si sta per concludere, piove a dirotto, si viaggia fortissimo e comunque andiamo a ricordare che sono le squadre presenti quest'oggi nella Coppa Bericetto Memorial: Ezio Guarandi e la Gavardo, che punta su Stefano Moro, e la General Store, quindi Beltrami TSA, con Rino Gasparini, uno dei favoriti, Arancucine con Emanuele Onesti, e poi Ryan Plast con Giacomo Garbin, quindi Porto Sant'Elpidio con Antonio Merolese, Cipollini Iseo con Carmelo Foti, Team Bike, quindi la Bottoli General Store con Alberto Marengo, la Gallina Colosio con Mattia De Mori, Coppi Bazzara Ridea con Elvise De Marchi, Big Hunter con Giovanni Iannelli e la Malmantile con Simone Bernardini. Quindi andiamo avanti con la Zalf Euromobil Fior, che presenta una rosa abbastanza ampia di corridori, con Michael Bresciani, che ricordiamo secondo la scorsa settimana a San Bernardino di Lugo, quindi Marco Gaggia, Marco Maronese, che ricordiamo già vincitore di una gara, il campione italiano Gianluca Milani. Quindi troviamo altre squadre come il Velo Club Cremonese con Nicolò Gioni, il team Cingolani con Antonio Mariani, e continuiamo questa panoramica con la Viris Maserati con Leonardo Bonifazio, Imerio Cima, la Maltinti Lampadari con Nicolas Nesi, team Colpac, squadrone che ovviamente punta alla vittoria, e qui è presente tra l'altro Francesco Lamond, reduce dai campionati del mondo su pista, poi c'è Attilio Viviani, fratello di Elia, e andiamo avanti con la Sel Italia CF con due corridori molto attesi quali Leonardo Basso e Riccardo Donato, e poi la Virtus Villa con Marco Tomassini fra i corridori che possono ambire a conquistare un piazzamento nei primi posti. Entriamo adesso in gara, velocità altissima e però fughe tutte neutralizzate nello spazio di poche centinaia di metri. Dopo un'oretta di corsa sotto la pioggia gelata, il cielo chiude le saracinesche, però il freddo è pungente. Qui vediamo intanto un ennesimo passaggio dei corridori sempre in gruppo, si viaggia ai 50 all'ora. Un tentativo ancora, mentre comunque il gruppo controlla la situazione tranquillamente, qui siamo
a un passaggio dal traguardo. In testa naturalmente ci troviamo le squadre super favorite come la Zalpa Euromobil e il Team Colpa, che al 14esimo giro si sganciano in due. Si tratta di Giacomo Gaglio della General Store e Paolo Prandini della Cipollini Iseo, che guadagnano in breve un discreto margine di vantaggio, massimo sul mezzo minuto il vantaggio ottenuto dai due battistrada, che restano comunque validamente in testa per oltre 25 chilometri. Ma vi vogliamo intanto ricordare anche gli ultimi vincitori che sono nell'albo d'oro della Memorial Gualandi e Coppa del Ricetto, intanto sempre i due battistrada Giacomo Gaglio e Paolo Prandini. Negli ultimi tre anni ha dominato la Zalf Euromobil Desiree Fior, nel 2013 ha vinto Federico Zurlo, due anni fa Nicolas Marini, lo scorso anno Gianmarco Begnoni, e quindi adesso la squadra trevigiana punta a fare il poker. Ormai siamo alle battute conclusive, resistono per il momento i due battistrada, ma ormai, come si può vedere da queste immagini, il gruppo è lì a 100 metri, mancano poco meno di tre giri al termine, il gruppo sta per ritornare compatto. Ricordiamo che questa è l'unica gara che si è disputata domenica scorsa in Italia per Elite Under 23, organizzata dall'SC Baracca e SC Ariete, che quest'anno festeggia il 70° anno di attività. E allora, ormai ci siamo, gruppo compatto al suono della campana, in questo momento sta transitando sotto il traguardo e adesso ci prepariamo ad assistere al volatone. Si annuncia veramente tumultuoso e andiamo a vedere chi sta in questo momento affrontando in testa la volata. È Marco Maronese della Zalf Euromobil Desiree Fior, che va a vincere così nettamente a braccia alzate, ma è un trionfo per la squadra trevigiana. E comunque in seconda posizione Attilio Viviani del Team Colpa, che è terzo Marco Gaggia Zalf Euromobil Desiree Fior, quarto Michael Bresciani della stessa formazione trevigiana, in quinta posizione Mattia De Mori Gallina Colosio, sesto classificato Ahmed Amin Gualdun Gallina Colosio, settimo Rino Gasparrini Beltrame TSA, ottavo Stefano Moro Gavardo BS, nono Carmelo Fuoti Cipollini Iseo e decimo Giovanni Iannelli Big Hunter Sianese. Andiamo adesso a ricordare la media, che è stata veramente notevole, 46,125 km percorsi, 113 e 300 metri, il tempo impiegato 2 ore 27 minuti e 23 secondi. Intanto rivediamo la volata con la vittoria di Marco Maronese della Zalf Euromobil Desiree Fior davanti ad Attilio Viviani, Team Colpa, che poi terzo posto per Marco Gaggia della Zalf Euromobil Desiree Fior, quarto il suo compagno di squadra Michael Bressani, quinto Mattia De Mori della Gallina Colosio. Vogliamo anche ricordare che durante la gara ci sono stati diversi traguardi volanti. I primi due sono stati vinti da Carmelo Fuoti della Cipollini Iseo, poi il terzo da Giacomo Gaglio della General Store Bottoli, ma la classifica finale dei traguardi volanti è stata appannaggio di Carmelo Fuoti. Dunque adesso ci prepariamo alla premiazione sul palco, vediamo i primi tre classificati della gara, Marco Maronese, Attilio Viviani e Marco Gaggia, che sono ovviamente baciati dalle misse. Tra poco lo spumante concluderà in maniera festosa questa giornata veramente difficile dal punto di vista meteorologico, ma bellissima, con una conclusione che è stata all'altezza delle precedenti edizioni. E adesso le interviste con i tre protagonisti. Marco Maronese sopra tutti quanti in questa 54esima edizione della Coppa Berricetto, una vittoria netta senza discussioni, la seconda stagionale peraltro, complimenti innanzitutto. Grazie, dovevamo rifarci un po' della giornata di ieri che siamo mancati, non ci siamo neanche piazzati nei 10, oggi
Abbiamo dimostrato carattere, siamo riusciti a vincere, un ottimo treno, anche se ci siamo arrivati un po' sbagliati, però ringrazio tutti quanti e sono contento di questa vittoria. Parliamo un po' di te, tu esattamente di che zona sei? Io Lutrano, che è in provincia di Treviso. E Trevigiano, quindi terra di ciclisti ovviamente di qualità. E, sei giovane, quindi hai un futuro davanti, questa comunque per te è una stagione molto importante. A proposito, sei un ottimo velocista. Sì, dai, devo riconfermare la stagione dell'anno scorso con 8 vittorie, quindi dai, siamo già a 2 e speriamo di continuare così. Indubbiamente. E, al secondo posto si è classificato invece Attilio Viviani, che è il fratello dell'Azzurro, che purtroppo non è riuscito a conquistare ieri sera la maglia iridata. Ma tu non sai niente che cosa è successo a tuo fratello? Ma avevo parlato con lui prima della corsa a punti e mi ha detto esplicitamente che puntava all'oro e ci ha provato e l'ha perso di mezza ruota neanche, quindi chapeau a lui. E lì ovviamente, in bocca al lupo a lui e a te, oggi è andata male. No, non è andata male, loro con il treno erano nettamente superiori a noi. Ho visto una speranza quando loro sembravano corti e siamo partiti lunghi, abbiamo provato a anticiparli, avevo la mano alla mia ruota che purtroppo ha avuto un problema, non è riuscito a sprintare e ho tirato dritto io fino al traguardo, però lui è stato nettamente superiore, ecco. Tu sei veronese ovviamente. Io sì, sono veronese, della bassa veronese, vallese di Oppiano. Comunque complimenti per il secondo posto e adesso parliamo con il terzo classificato, con Marco Gaggia, anche lui della Zalf, oggi vi siete portati a casa. A proposito, la quarta vittoria consecutiva in questa manifestazione romagnola qui a Barricetto, terzo posto che completa il trionfo della Zalf, Euromobile Fiori. Sì, come ha detto prima mio compagno maronese, dovevamo rifarci da ieri che abbiamo fatto un po' una corsa un po' così, un po' per il tempo, un po' tutte le cose, oggi ci abbiamo messo grinta e determinazione, abbiamo tirato fuori il carattere e abbiamo corso come sa correre la Zalf. Monopoli, il divano da vivere secondo Desirè, gruppolle.com. È il momento delle classifiche diamante ora, quindi sigla. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Ed è il momento delle classifiche diamante per la categoria allievi, che a me non sono ancora popolate, ma vediamo lo stesso gli sponsor, via il jingle. Rientriamo in studio ora e riprendiamo i nostri colloqui e dialoghi con gli ospiti. Roldano aveva una domanda prima della pausa. Allora Roldano, qual è il tuo interrogativo? Si parlava delle squadre, della difficoltà di fare squadre per recuperare gli sponsor, come diceva Giuseppe Lorenzetto. Dicevo, volevo sentire anche un corridore. I giovani che cominciano a fare il calcio sognano di diventare professionisti con la Juventus, con l'Inter, col Milan. Voi da giovani, anche voi, pensate di arrivare in alto, naturalmente cercando squadre importanti. Una volta trovata la squadra importante, vi rendete conto, dopo la difficoltà, la serietà che ci vuole, è difficile correre con squadre importanti come la vostra.
Allora, che cominciamo da Vettorè, che è più giovane. Che è più vicino. E che ha già portato a casa un risultato, un piazzamento sul podio a San Michele. Quindi, insomma... Dicevo, è soddisfazione arrivare con squadre importanti, però sapete dopo cosa vi aspetta. Sì, perché sia da parte nostra che da parte della società c'è un impegno molto importante. E noi mettiamo il nostro da corridori e loro danno il massimo per noi, quindi... Sì, siamo soddisfatti di essere in una grande squadra e bisogna essere riconoscenti. Sentiamo tutti e tre su questo argomento, anche Stefano Gandini e poi Gianluca Vecchio. Dagli il microfono. No, ma ce l'ha il microfono. Sei già microfonato. Sì, ha già il microfono. Beh, io credo che già a questo livello, per poter anche pensare di passare prof, bisogna avere la serietà al massimo. Perché facendo le cose un po' così i risultati faticano ad arrivare. E quest'anno stiamo facendo, credo, le cose fatte bene. È il tuo secondo anno questo, Dante? Sì. Lo scorso anno pochine di difficoltà, quest'anno speriamo che le cose vadano come devono andare. E ovvio che con l'impegno e la determinazione si vuole provare ad arrivare al professionismo, poi ci sono tante varianti, un po' di fortuna e si vedrà col tempo, però il sogno è quello di arrivare in una grande squadra. Dicono che la fortuna aiuta gli audaci, quindi... Noi siamo qua per provarci. E questi anni che abbiamo davanti, credo che posso parlare a nome di tutti, ce li giocheremo al massimo senza cercare di tralasciare nessun dettaglio e poi tireremo le somme tra un paio d'anni. Sentiamo anche Gianluca Vecchio, che nel gruppo forse è quello che ha la maggiore età, giusto? È il tuo quarto anno questo? Sì, sono il quarto anno. C'è un altro ragazzo un po' più vecchio, diciamo, di me. Vabbè, insomma, non è che tieni quindi la bandiera del... No, l'ho persa. del primo in assoluto per quanto riguarda l'anagrafica. Vabbè, al di là dell'età, insomma. Quarta stagione, quindi hai maturato chiaramente maggiori esperienze, ma sulla domanda di Roldano cosa dire? Ci vuole il massimo impegno, la massima serietà, sia da parte nostra che da parte della squadra. Logicamente c'è sempre il peso della maglia, che bisogna onorarla al meglio. E poi il passaggio al professionismo, bisogna andare forte per passare. Il peso della maglia, che però, difficoltà, come dicevi giustamente, però si fa anche con un certo orgoglio, sapendo i colori che porti. Quello sicuramente, bisogna cercare di portarla sempre al massimo, cioè farla vedere il più possibile, e soprattutto all'arrivo. Il team Marchiol. Ah, Tina, avevi anche te una cosa da chiedere? Abbiamo visto la colonna di Berriceto, in questo caso chiedo a Biagio Conte. Pareva fosse il mondiale di primavera, quasi 400 iscritti, sarà parlato addirittura di fare due corse, una al mattino, una al pomeriggio. Ah, ma qua stai aprendo un argomento. No, c'è stata un minimo di rivolta al mattino fra i direttori sportivi, qualcuno addirittura ha detto brucio il palco, do fuoco alle transenne, insomma alla fine si è corso. No, è che fra poco dobbiamo fermarci per il servizio, anzi mandiamo il servizio, quando ritorniamo apriamo su questo argomento, perché non è una cosa da poco, esatto. Qua si apria davvero la cosa. E quindi, Chiara, vediamo che cosa adesso. Diamo subito la parola a Roldano Brione e il servizio a Marcord. Immagini queste realizzate a Montebelluna, siamo nel 1989, si corre il 13° Gran Premio Arredo House, ricordiamo per l'occasione che 4 anni prima si era corso la premondiale vinta da Gianni Bugno davanti a Sergio Scremin. Oggi questa vetrina la dedichiamo a Igor Tramarin, che lo vede, eccolo qua, inquadrato, corridore dell'Iranian Loom, squadra di Gianni Basso, diretta dal povero Fortunato Cestaro. Abbiamo immagini di Minel, Simeon, tutti i corridori degli anni 90. Siamo qui nell'89.
Uno degli ultimi anni poi ha smesso Igor Tramarin di correre, lo vediamo qui in seconda posizione, davanti a lui c'è il giovane Fortin, maglia Ballan, siamo nel Montello qui, gara durissima, piuttosto lunga, piuttosto importante, qualche chilometro in più rispetto alle gare attuali, qui vediamo Voltarel, Minel, tutti i corridori noti, soprattutto in quella stagione, con un Tramarin. Eccolo, Igor Tramarin è stato un corridore, non vinceva molto, però era sempre lì molto combattivo. Vediamo anche Bottaro d'altra parte, che l'anno prossimo passerà al professionismo. Parliamo del 90 allora. Sempre Tramarin, si sta andando verso la conclusione. Gruppo che si è scremato, si è fermato un plotoncino, si arriva allo sprint in piazza a Montebelluna. Ed eccolo qua, Igor Tramarin che fa sua questa bella vittoria. Vedremo anche Gianni Basso subito dopo andare a complimentarsi con il suo pupillo. Ma guarda, ti ho detto prima al microfono dell'amico, Tramarin è capace di vincere qualsiasi corsa. Io me lo auguro perché c'è stato, come ha detto lui, al Giro d'Oro una mezza parola con Argentin. Argentin lo ha anche preso in parola, ha detto se mi vinci altri due corsi importanti posso fare qualcosa per te. Io me lo auguro per lui che Moreno possa fare qualcosa e vediamo appunto adesso cosa mi riesce a vincere ancora. Non... Eccoci ancora in diretta dallo studio di teleciclismo a Padova, subito classifiche diamante e sigla. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. E siamo al momento delle classifiche diamante per la categoria juniores, che non è popolata, per cui vediamo la pubblicità. Ed eccoci allora sulla domanda lasciata in sospeso e promossa da Tina Ruggeri. Beh, guarda caso, poi fra l'altro il team Marchiole San Michele Vetri, per quanto riguarda l'attività agonistica e l'organizzazione delle gare, loro aprono quest'anno da San Michele a Santa Maria, come sempre poi che appuntamento tradizionale. Beh, non diciamo come è stata la partenza sotto il profilo meteorologico, perché c'è stata pioggia, anche un po' freddo, e poi nelle giornate successive la stessa cosa. Sì. A Berriceto, guarda caso, anche là, tanta pioggia, ma tanta pioggia, qualche altro aspetto, no, ha caratterizzato la corsa di Berriceto. Allora, apriamo a questa discussione. Sì, beh, c'era appunto il problema che Berriceto era l'unica corsa della domenica, ne avevamo parlato anche giovedì scorso, della domenica 6, oddio. 6 marzo, sì, esatto, perché ne sono saltate 3 praticamente, compresa Marino di Piave, e quindi insomma c'è stato effettivamente un bel po' di discussione alla mattina prima della partenza. Diciamo che noi non eravamo presenti. Ah, voi non? Speravamo di esserci, voi però, speravate di esserci, però ci hanno invitati a rimanere a casa, anche perché sì, ma altre squadre sono state invitate a rimanere a casa. Eravamo iscritti sul Fattore K sopra i 300, e quindi non voleva neanche la pena provare ad andare giù e rischiare di poi alla rimanere fuori corsa. Alla fine ne sono partiti 165. Alla fine sono partiti 167, la rabbia è quella. La rabbia è quella perché probabilmente alcune società non hanno ancora
non dico capito bene come funziona il fattore K, però approfittano della situazione magari a discapito di altre società che magari avevano voglia di correre, portare giù i loro atleti a poter partecipare. Ma su questa situazione volevo lanciare così un invito, come hanno fatto per la categoria juniores i direttori sportivi, che forse hanno ottenuto qualcosa di più rispetto a voi, che avete un'associazione che fa un po' acqua, visto il brutto tempo di questo periodo. Perché fa un po' acqua, Tina? Perché, vista tutta la pioggia che c'è stata in questi due weekend, Ma per quanto riguarda l'aspetto organizzativo... Allora, c'è l'Associazione dei Direttori Sportivi dei Dilettanti, che è presieduta da Beppe da Milano, che sinceramente non riesce forse, oltre ad un gruppo WhatsApp che è stato creato in questi giorni, non riesce a fare sistema. A differenza, ad esempio, della categoria juniores. La categoria juniores l'anno scorso si sono organizzati per fare delle corse laddove mancavano, a differenza della categoria dilettanti, che forse non si sono ancora organizzati, eccetto un plauso davvero a Matteo Provini della Viris, che è riuscito a mettere in piedi il 224 al sabato precedente a Berricetta, una corsa. Perché non riuscite a fare sistema in questa categoria? No, infatti ti stavo interrompendo, ho detto ma sabato, come infatti hai parlato di Matteo, un applauso a lui, ma diciamo che il 6 in programma c'era Mareno, c'era Balestra, Balestra è saltato per motivi di soldi, mentre Mareno è saltato per motivi, sappiamo bene, della Treviso perché c'era la maratona che doveva passare. Almeno più motivo c'è. Sono state due gare, naturalmente. Anche mezzo. Sì. Però il fattore K che doveva garantire agli organizzatori una certa presenza di corridori, mi accorgo che ogni gara non partono mai, oppure togliamone 20 dagli iscritti. Ma qui sarebbe da parlare. Su questo bisogna fare chiarezza, perché altrimenti gettiamo benzina sul fuoco. Nel senso che Berricetta, l'organizzatore, ne voleva far partire 150. Punto. Ok, allora però c'è stata una rivolta. Però appunto mi interessava capire perché non riescono a fare allora, sistema. Allora facciamolo dire. Cioè la Marchiola un plauso perché organizza una gara di apertura. Ok, facciamolo dire a Biagio e anche a Giuseppe, che loro hanno capito bene, conoscendo come funziona fattore K, qual è la cosa che non gira per il verso giusto. Io credo sia anche il caso di dire, insomma, no, perché se faccio l'iscrizione per bloccare i posti e poi non mando gli atleti, le squadre come il team Marchiola è costretto a rimanere a casa, è così, insomma, no? Sì, no, è così, c'è poco da dire, Quindi, questo sta alle società e comunque io adesso... Perché se poi su 348 iscritti alla partenza ce n'erano solo 166, sta a significare che qualcosa sta sfuggendo di mano. C'è qualcosa che non funziona, sicuramente, c'è qualcosa dove la federazione... C'è qualcosa dove la federazione deve andare a vedere per cercare di far funzionare al meglio il fattore K. Certo che se nello stesso giorno abbiamo due corse e sulle due corse le squadre iscrivono gli stessi corridori che sono iscritti su una stessa corsa, perché si può fare, non tornano più. Si può fare, però allora c'è qualcosa che non funziona bene. Ecco, e gli organizzatori, Giuseppe, te con il tuo gruppo, insomma, no, che anno dopo anno lavorate, faticate, abbiamo parlato anche di carenze economiche, insomma, quindi bisogna trovare anche la risorsa per poter mettere in piedi competizione. Questi disguidi, ecco, che cosa producono all'interno di un gruppo? Diciamo che noi non abbiamo mai avuto questo problema, perché inizio stagione, proprio la prima corsa, in concomitanza... Però poi vedi la cosa come partecipante, insomma, no, con i tuoi ragazzi. Dico, secondo me manca un sistema che funzioni, un controllo che funzioni, perché danno la multa alle società se sbagliano qualcosa, danno la multa agli organizzatori se sbagliano qualcosa, però non danno la multa alle società se iscrivono 12 corridori, se prendono con 6, ecco, ma vanno ancora da un'altra parte. Come dite che sarebbe il caso di lanciare un messaggio di questo tipo, insomma, verso i dirigenti di società, verso i tecnici? Insomma, mandiamo i corridori che poi abbiamo, se non altro, la certezza, non diciamo quasi matematica, insomma, no, perché il problema può nascere anche il giorno prima, ma che il 90% degli iscritti poi parta, insomma, quindi qui c'è un discorso anche di sensibilità, se vogliamo, no? La società iscrive i corridori, ok, ma deve essere il sistema che funziona. Oggi abbiamo la tecnologia che, come ha detto Biagio prima, i telefonini vanno dappertutto,
Non capisco perché non riusciamo a fare un sistema in elettronico che gestisca questa cosa. Ma se un corridore è scritto da una parte... Che, il fatto che dovete essere lì presenti a mezzanotte, 001 e 01 centesimi, esatto. Cioè, mi sembra un po'... Con il sistema, con la tecnologia che abbiamo... Ma quello là, però, quello là è dovuto anche alle poche gare, quindi non è il sistema che non funziona. Il sistema funziona. Ma perché se ne invece prima. Fra direttori sportivi non fate sistema e laddove non c'è una gara qualcuno si organizza, così come ha fatto Matteo Provini, per metterne in cantiere un'altra? Voi l'avete fatto come team Marchiol, però cioè, non devono essere sempre gli stessi. Tina, se ne è parlato prima e lo ha detto lo stesso Beppi. Adesso purtroppo gli sponsor che investono nel ciclismo sono sempre meno e io direi gli appassionati sono sempre meno e diventa sempre più difficile organizzare delle gare. Sì, ma senza gare non si possono fare le squadre. Senza gare non si possono fare squadre, con una gara solamente la domenica succedono tutte poca. Queste cose qua, perché tutti vogliono correre, è naturale. Bene, ci fermiamo su questa e poi riprendiamo dopo aver visto insieme il prossimo contributo. Chiara? Diamo la linea alla regia che ci farà vedere la presentazione della squadra Zalfa Mobile di Sre Fiore e anche del team Brilla. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Perché 6 e 1 e 2 fanno 9, 8 sono i titoli mondiali che noi abbiamo, speriamo che lì arrivi il nono. Ha esordito con questo augurio Gaspare Lucchetta, patron della Zalfero Mobile Desiree Fiore, nella serata di presentazione dello storico sodalizio trevigiano. Gaspare Lucchetta con Zalfero Mobile Desiree Fiore, all'inizio di una stagione che si preannuncia interessante, ma quali sono le sensazioni, le emozioni di chi ama questo sport? Ma le sensazioni sono sempre molto alte, abbiamo messo insieme, allestito una formazione importante anche quest'anno, però sappiamo che anche le altre squadre avversarie sono appunto molto, si sono rinnovate, sono diventate più forti e noi cos'è che succede? Contiamo sempre sulla forza del gruppo, sulla coesione del gruppo, partiamo appunto da vincenti e poi saranno i risultati, il cammin facendo, che ci diranno a che punto siamo. È che in questa squadra ci si è abituati a un sapore eccelso proprio, sarà così anche per questa stagione, vista la squadra sulla carta? Noi partiamo con queste aspettative, però dicevo anche poc'anzi, siccome che ci saranno meno corse, ripetere i risultati dell'anno scorso sarà un po' difficile sicuramente, poi abbiamo anche al posto di 22 atleti, ne abbiamo 19, ma 19 appunto che vanno bene su qualsiasi percorso, io spero che possiamo fare bene insomma, ecco. Però dicevo anche che meglio vincere meno, ma meglio vincere con etica, stile e professionalità, senza questi valori meglio perdere. Il ciclismo dal 2016 avanti, come lo immagini? Ma non lo so, adesso affrontiamo questo 2016, dopo cammin facendo prenderemo appunto delle decisioni se rimanere ancora tra gli under 23 o cosa fare, staremo a vedere come si evolve il ciclismo. Luciano Rui, responsabile tecnico con Faresin e Camillo, ci svela le potenzialità della formazione. Comincia il 2016, guardiamo avanti come si dice spesso, ma cosa si vede davanti? Ma
adesso davanti vedo la telecamera con il grande amico D'Amuzzo che mi fa piacere. No, vedo davanti una stagione importante, abbiamo lasciato alle spalle un anno di cui abbiamo fatto tanta quantità e tanta qualità. Abbiamo appena finito un collegiale in Toscana, uno qui, le basi per il futuro le abbiamo messe, abbiamo preso 8 ragazzi nuovi, quindi penso che mixati agli 11 che rimango potranno essere ancora una squadra di riferimento per il movimento italiano. Ecco, il potenziale allora su quali valori si va a posizionare? Manca Moscon, però la forza di una squadra è creare un nuovo Moscon. Vedo abbiamo preso due giovani, Conci e Luca, sicuramente che sono ragazzi di alto livello, però il Gaburro, il gruppo nuovo che è arrivato, non farà mancare quelli che sono andati via. Come definisci la formazione? Ben armonizzata in ogni reparto? Ma sì, possiamo giocare 3-3-4, 4-3-2, possiamo giocare in qualsiasi maniera e arrivando in volata penso che non potremo giocare la nostra. Ci sarà un programma ambizioso anche per questa stagione? Ma sai, ormai il nostro DNA sono le cose importanti, le cose fatte bene, penso che ormai lo stile Zalb sia una cosa dichiarata. Aveva esordito Gaspare Lucchetta con la speranza di un mondiale, lo ribadisse in chiusura il presidente Egidio Fior. Ci ritroviamo con Egidio Fior, praticamente al termine della presentazione, la squadra è pronta per una stagione che sulla carta si pronuncia eclatante, questo 2016, ecco, da grande appassionato prima, come vedi questa stagione e il gruppo che sei riuscito a mettere insieme con i tuoi collaboratori? Beh, il gruppo è abbastanza forte, comunque abbiamo inserito 9 nuovi ciclisti e quindi sai, bisogna amalgamarli bene, però vedo che già da un mese con i nostri tecnici, con Faresin e Rui, li stanno ben preparando, quindi penso che potremo, non dico ripeterci, però fare una bella stagione. Certo che hai abituato, come dire, molto bene gli appassionati, per quanto vittorie, e quindi bisogna ripercorrere la strada, e questo è l'obiettivo principe sostanzialmente. Ma sicuramente questo è il problema nostro, che è una squadra vincente, quindi quando arrivi secondo per una domenica due hai già subito i tifosi che ti chiamano e dicono ma cosa sta succedendo, cosa c'è che non funziona, invece il discorso è solo uno, che la gara la vince uno solo, quindi noi siamo ben fiduciosi, se vengono risultati buon e se no sarà un anno di transazione, quindi, però la speranza di far bene c'è. Pronti già da subito, quindi dalle primissime uscite, insomma la squadra non è in attesa di maturare, insomma. No, prima ho sentito l'intervista dei ragazzi, ho sentito che sono molto fiduciosi, già preparati e già dalla prima domenica vogliono fare risultati, quindi è un bello auspicio. Che cosa vorresti portare nella tua bacheca? Ah beh, tanti anni che non vinciamo il mondiale, quindi sarebbe l'importante riuscire a vincerlo. Ci siamo stati vicini questi due ultimi due anni con Moscon e quindi per la sfortuna non ci siamo riusciti, però siamo qui e tenteremo il tutto per tutto per portare a casa soprattutto un podio. Al BHR Best Western Treviso Hotel è stata presentata la formazione dilettantistica Brilla Bike Sell Italia CF Ursus. La compagine trevigiana presieduta da Ivan Parolin, che per il 2016 si è fortemente rinnovata con innesti giovani ma di spessore e riconfermando il collaudato duo Basso Donato, si pone all'attenzione come una delle squadre con più aspettative a livello nazionale. Sì, quest'anno abbiamo allestito una formazione direi molto importante, non che quella dello scorso anno non lo fosse. Ci sono state delle partenze, ma ci sono stati degli innesti molto validi, anche se molto giovani, perché non dimentichiamo che abbiamo 7 primi anni. E poi confido nella conferma di alcuni ragazzi che già si sono messi in mostra in maniera molto buona lo scorso anno per la consacrazione nel 2016.
Un ambiente sereno per lavorare al meglio, senza pressioni, è il verbo più volte ribadito dal team manager Gianpietro Forcolin, che ha pure ribadito come il ciclismo abbia bisogno di un radicale cambiamento. Bisogna avere il coraggio, secondo me, di riformare un po' il nostro mondo. Per riformare il nostro mondo bisogna però parlare tutti quanti. Io ci ho tentato qualche volta di riunire squadre, società, direttori sportivi, presidenti con i vertici, però sembra che gli vuoi portare via del lavoro, dunque, e poi le cose si fermano. Però quelle volte che ci hanno dato ascolto i risultati sono venuti fuori. Convinto delle potenzialità di questo gruppo anche il direttore sportivo Marco Gemin, che antepone però ai risultati un corretto percorso di formazione, come d'altronde recita lo statuto del Brillabike SL Italia CF Ursus, un percorso che passa attraverso esperienze di livello superiore. Quest'anno abbiamo la possibilità di fare il salto di qualità, abbiamo una rosa molto giovane però ricca di molti elementi di qualità che hanno vestito spesso l'azzurro sia da junior che anche da under. La nostra filosofia comunque non cambia, il nostro progetto rimane quello, è quello di crescere senza la pressione dei risultati, puntando anche sulla formazione dei ragazzi e puntando anche su delle esperienze particolari come quelle in stage con delle squadre pro tour per far maturare i ragazzi e per farli crescere nella maniera corretta e per dare a loro un futuro molto più roseo di quello che è il ciclismo dilettantistico in questo momento, che sembra un po' in una fase stagnante, un po' di crisi. Sul valore tecnico della squadra Marco non ha dubbi, abbiamo gli innesti giusti, abbiamo qualche potenzialità da recuperare, ma soprattutto abbiamo anche qualche bella certezza. Riccardo e Leonardo sono l'ossatura importante della squadra, alle quali quest'anno abbiamo aggiunto un bel gruppo di giovani al primo anno, ben 7, quasi tutti avranno la maturità quest'anno, quindi è difficile pretendere grossi risultati. Sono ragazzi comunque molto professionali e molto intelligenti e quindi sapranno sicuramente dare una mano ai vecchi e impareranno anche a crescere nel miglior modo possibile, e sono sicuro che nella seconda parte della stagione recupereranno anche i loro spazi per farsi vedere e farsi notare. A questi vanno aggiunti anche degli innesti di valore come quello di Nicola Rossi, dal quale mi aspetto una nuova seconda carriera. Diciamo che viene da 4 anni difficili, ha le potenzialità, ha le doti per farlo, deve solo tirar fuori qualcosa da dentro di diverso di quello che ha fatto vedere fino adesso. Mi aspetto grosse cose anche da Fini, non lo scopro io quest'anno, l'ho visto da junior sia come avversario ma come anche amico, so dove può arrivare ed è nella buona strada, sta lavorando per arrivarci. Una nota di merito è anche l'abbinamento che abbiamo fatto con i ragazzi della Contri, qui ringrazio il dottor Cordioli e anche Mauro Umbissoli per l'appoggio, e anche mettere assieme la coppiata Fini e Verza è molto stimolante. Aggiungi innovazione tecnologica alla tua casa, nuova o da ristrutturare. Scegli una porta sezionale Ballan. Sicurezza, silenziosità, isolamento termico e qualità garantita dalla vera marcatura CE. Tanti modelli in acciaio, legno o effetto legno, per una scelta sempre conveniente. Perché una porta da garage Ballan è per sempre. Per informazioni chiama il numero verde 800 40 55 40. Andiamo dallo studio ancora di Teleciclismo a Padova, rigorosamente in diretta come sempre, classifiche Diamante, sigla. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Ed è arrivato il momento delle classifiche Diamante, vediamo la classifica individuale per la categoria Elite e Under 23.
Ed ecco qui il podio. Per il momento al primo posto troviamo Filippo Ganna del team Colpack con 15 punti, secondo posto con un punto di meno Marco Maronese della Zalf e terzo posto Michele Gazzara di Nord MGK Vis con 10 punti. E vediamo la classifica a squadre. Ecco il podio a squadre Elite Under 23. Con 46 punti al primo posto troviamo il team Colpack, seguito dalla Zalf Mobil Desire Fior con 31 punti, mentre al terzo posto troviamo Opla Petroli Firenze con 14 punti. Bene, dopo la classifica Elite Under 23 torniamo a dialogare con i nostri ospiti, un argomento insomma che ha tenuto alta l'attenzione in quest'ultimo fine settimana. Beh, cosa dire, speriamo che non ne succedano più di cose come questa. Biagio, guardando il calendario. È difficile che non succedano più, lì deve essere fatta vigilanza. Avevi già detto Reda, sarà la prossima. Reda sarà la prossima, secondo me, sì. La prossima sarà Reda. È un po' la flessione e quindi la mancanza di proposte ed è un po' quello che si sta notando in questi ultimi anni. Io ho fatto un po' un'analisi, è così, a spanne, come no, diciamo noi trevigiani, che da 10 anni a questa parte c'è stato un calo di circa un 30%, ecco, di competizioni suddivise poi fra le varie categorie. E questo adesso si fa sentire perché il parco atleti, è brutto dire parco atleti, il potenziale atleti, insomma, è ancora consistente ed è un vero peccato non poter dare la possibilità a questi ragazzi di gareggiare. Ma voi ne parlate in gruppo, mi riferisco ai corridori, di questi aspetti o problemi? Sono problematiche, sì. Sentite insomma che c'è tensione insomma, no? in campo, ed è una cosa che non l'ho osservata in maniera specifica, in quanto ci sono i tecnici, i dirigenti che seguono questo. Petrale, cosa dici? Boh, dipende da persona a persona, comunque sì, ci sono saltate parecchie gare e le noti. Io immagino che in gruppo, quando si comincia a mulinare, magari all'inizio, quando la tensione non è tanto alta, si parli anche di questo, oppure no? Più che parlare, ci si accorge in queste prime gare che tutti vogliono stare davanti, come i giusti direttori sportivi dicono, tutti davanti. Ci sono poche gare, 200 corridori che vogliono stare davanti. E quindi là si sente la tensione. Siete ancora giovani, non lo sapete. Ai tempi del dilettantismo di Biagio c'erano 10 giri a tappe. A quest'ora c'erano fatte una trentina di 18. Gare. 18. Sì, è vero. E invece è vero. Qui adesso proprio... Gara a tappe. Vabbè, dai, speriamo adesso. Tipo, sì, non così. È una catastrofe. Speriamo insomma di sollevare comunque questo ciclismo, che arrivino degli sponsor nuovi e che le gare possano aumentare ancora. Insomma, io no, non bisogna essere mai negativi. La soluzione si troverà sicuramente. Ce l'auguriamo proprio. Allora, 15 sono i vostri corridori quest'anno, l'abbiamo già detto. 16. Tutti 16? Ho contato male. Io sono il 17esimo. Vabbè, insomma, tutti giovani. Del primo anno quanti sono? Sono quattro ragazzi. Quattro ragazzi. Abbiamo un'elite che si è aggiunta alla lista, probabilmente tu non ce l'hai. Ma forse non ho un'elite. Sì. Damiano, Maurizio, che si è aggiunto... di Ferrara. Sì. E quindi, è l'unico elite della squadra. E lui sarà la chioccia, insomma, no? Quello che darà, grazie all'esperienza. Sì, quindi, anche perché l'esperienza ne ha maturata. Ne ha fatta è il direttore anche... in corsa. In corsa, sì. Il più direttore sportivo. Adesso serve. Ma posso chiedere una cosa? Biagio Conte è stato un ottimo atleta dalla fine degli anni 80, sino insomma, pochi anni fa, poi un ottimo direttore sportivo in una squadra che adesso sarebbe una squadra World Tour e lo era già a suo tempo, la Liquigas, poi Cannondale. Ma come si fa effettivamente a percepire quando un corridore è un talento? Il caso di Peter Sagan, ad esempio, o altri, o Viviani. Viviani forse è un atleta un po' più, diciamo così, scontato come linearità di modo di correre e quant'altro. Beh, come diciamo si fa a percepire? Ad esempio, fra questi tre ragazzi, senza togliere
niente a nessuno, ma insomma le qualità, come si fa a capire quando uno è potenzialmente un campione? Tu hai parlato naturalmente di Viviani, di Cimolai, ma quelli sono ragazzi che già dalle giovanili hanno fatto vedere cosa valevano e cosa avevano già dato al ciclismo. È naturale che quando arrivano poi a provare una squadra dilettante tutto cambia, però se hai delle qualità e riesci a metterle in atto, a tirarle fuori, insomma il corridore è difficile che si perda. E di Peter Sagan ne nasce uno ogni 10 anni, ogni 20. Cioè lui quando è arrivato da fortunato noi che in Marco, solo già a vederlo, dicevo questo qua dove salta fuori, ti distruggeva una coppia di ruote a domenica, però aveva delle doti e si erano subito capiti da subito. No? Non, tra l'altro la Liquigas, grazie lo dobbiamo ricordare, perché portarlo in Italia è stato Gianrico Zanardo e sì, Paolo Slongo, quindi grazie a loro. La Liquigas è stata subito attenta alle prestazioni del ragazzo e da subito se l'è firmare. Dopo ci sono quelli su cui scommetteresti qualsiasi cifra, campioni, e su più bello spariscono. Ne abbiamo visto tanti da giovani, purtroppo. Quindi è difficile anche che uno rimanga, gli dai fiducia, gli dai massima fiducia e ci vuole anche la testa poi per rimanere più avanti i campioni, perché tantissimi ti danno grandi impressioni, sembrano dei mercs e sul più bello ti vengono a mancare. No, comunque per rispondere a Tina, comunque sui ragazzi, nei dilettanti ne vedi, riesci a vederli, se l'occhio e comunque la capacità di vedere il ragazzo che ha delle doti rispetto ad altri sopraelevate, insomma. Ce ne sono ancora, insomma. Sì, di fuori classe. Dai, fortunatamente in Italia siamo ben forniti. Questo è importante, un buon segnale. Beh, Giuseppe Lorenzetto, insomma la sua è una famiglia di ciclisti, con i figli che hanno praticato anche a livello professionistico, no, questa disciplina. Ecco, ma sei un presidente, come dire, da scrivania o un presidente da scendere sul campo? Perché insomma vorrei un po' capire quant'è la percentuale che è passione e quella proprio genuina, no? per lo sport, il fatto di vedere, di partecipare, di sentire l'emozione, e la percentuale invece che è riservata e dedicata agli aspetti, usiamo questo termine, budgetari. Diciamo che io non sono né da scrivania, né da televisione, né da fotografie. Da ammiraglia, da ammiraglia. Io sono operativo. Da borracce. Da operativo nel campo, quindi le cose devono essere fatte. Non basta chiacchierare, ce ne sono già tanti che chiacchierano e non fanno. Ecco, però poi bisogna fare anche gruppo e sinergia, certo, con le altre realtà, no? Dico mica a soffermarci solamente, insomma, a guardare il proprio orticello. C'è una telefonata. Sentiamo la risposta. Ah, c'è una telefonata? Sì. Beh, allora la prendiamo, scusami. Giuseppe, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sono io, Adriana. Adriana, sentivamo un po' la mancanza, la a dire la verità. Sì. Scusi tanto, ma ogni tanto vi guardo, ma non sempre intervengo. Ho capito. E volevo dire, i grandi campioni, ditemi voi dei grandi campioni, io sono per le critiche, dei grandi campioni che non sono stati dopati. Non abbiamo capito bene, dopati, ce ne sono? Dopati. Di grandi dopati. Campioni, I ha grandi detto? Campioni che non sono mai, dopati. Che non li hanno trovati dopati, cioè hanno preso delle cose che non erano, voglio dire, con le gambe solo non si va su in bicicletta, ci vuole anche la forza, ma ci vuole anche qualcos'altro. Grazie mille. Anche la Sharapova ha fatto una critica diabete, no, molto 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 stretta, significativa. Beh, però non bisogna farne di ogni erba un fascio, no? Come si dice ha detto che chi va in bici deve essere un dopato, grande campione che quando abbiamo trovato un campione dopo è stato trovato positivo. Ah, beh, è successo, sì, qualche caso sì, ma non è successo, perché ma di tutti non bisogna generalizzare, non va mica bene, insomma, no, certo, perché insomma qualche
qualche esempio, sì. E poi, in tutti gli sport. Io sono però del parere che bisogna essere schierati da parte dei corridori. Poi quando la cosa è eclatante, consolidata, insomma che si ha la certezza, vabbè, allora a questo punto sì. Però gettare fango a mani basse, no? sul movimento, sugli atleti a carattere generale, non solo sui ciclisti, ma anche sugli altri sport, credo che non vada bene. Comunque, io dico che il ciclismo negli ultimi anni, quello che sta facendo il ciclismo per il doping, altro. Non l'ha fatto nessun altro nessun'altra, sport. Nessun'altra disciplina. Assolutamente. Quindi io ho un figlio che corre nel ciclismo, sta praticando ciclismo dall'anno scorso, ne sono ben felice, sono contento. Perché io adesso come adesso il ciclismo lo posso ben dire, perché ne ho fatto parte su una grande squadra, adesso i controlli, il fatto di essere controllati giornalmente, devi avere la reperibilità giorno per giorno, per 365 giorni all'anno. Ora per ora, questo non esiste nessun altro sport. Solo i ciclisti hanno dato la loro... Ha fatto una bella pulizia il ciclismo ultimamente. Certo, ma l'informazione che viene data sbagliata, perché il ciclismo come sport è più controllato rispetto agli altri, quindi ovviamente vengono trovate più persone. Certo. Più persone vengono date più notizie, e ad un spettatore poco attento da casa sembra che sentendo più notizie ci siano più dopati nel ciclismo. No, poi quello che ha detto la signora è vero, che ci sono stati dei campioni che poi uno si è innamorato e invece dopo ci si è resi conto. Di una cosa però nel ciclismo siamo tutti dopati, di ciclismo. Quello è vero. Quindi su questo siamo tutti positivi al ciclismo. Ci fermiamo su questa considerazione, poi vorrei passare, anche se pur brevemente, dal doping biologico che sta scomparendo a quello tecnologico meccanico. Vabbè, se pur brevemente, proprio per non lasciare lì come foglia morta questa argomentazione. Chiara, sì, è abbastanza divertente. Sì, allora, Chiara... ritorniamo più tardi, però adesso diamo la linea alla regia e vediamo la presentazione della Trevigiani. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Colore e gusto eco-friendly. Euromobil Cucine, gruppo euromobil.com. Renato Bargi, presidente della Unieuro Miglier Trevigiani. È un capitolo nuovo che si apre quest'oggi, la presentazione ufficiale di una squadra con tante ambizioni. Un 2016 che lo vedi insomma con un'ottica interessante, importante, il presidente poi è il primo tifoso. Quali anticipazioni ci puoi fare di questa stagione? Come vedi, siamo partiti un po' alla sordina all'inizio dell'anno, perché giustamente come ogni anno, tu sai che ci sono dei problemi legati a tante cose, sponsorizzazione, rinnovi, ragazzi che se ne sono andati giustamente, eccetera. Però posso dirti che arrivati qua alla presentazione con un gruppo di ragazzi e con l'inserimento, come è stato detto anzitempo, no? E sono molto soddisfatto, posso dire che siamo veramente soddisfatti sia io che anche il consiglio direttivo, e pertanto penso che un'annata, anche quest'anno 2016, sarà un'annata, diciamo così, favolosa per lo sport trevigiano. Una società che ha ratificato in profondità da tanti anni sulla scena agonistica, relativamente da poco per quanto riguarda la formazione Continental, ma l'obiettivo professional può maturare? Quindi l'obiettivo professional che stiamo lavorando con naturalmente quel fautore che è Mirko Rossato, sarà possibile solo naturalmente se troveremo da parte di qualche sponsor di un certo valore per portare avanti questo progetto.
Io, come ho detto prima nell'intervista che abbiamo fatto prima, naturalmente credo che sia una cosa, è un sogno che se dovesse avverarsi sicuramente porterebbe lustro a questa gloriosa società. Per un presidente arrivare magari al professional, tu capisci benissimo, potrei chiudere e darmene a fare le ferie per tutto l'anno. È la chiusura del cerchio allora? Ma speriamo che sia vero, che sia veri per tutti gli sportivi trevigiani. Organizzazione, si è detto, non parliamo di popolarissima, ma la popolarissima ci sarà del Fiero Rocchiello sotto il profilo organizzativo. Vinta lo scorso anno, si sta già lavorando a questo? Sì, siamo già a buon punto. Come ho detto prima, la preoccupazione è che non possiamo dare a tutte le società che hanno fatto richiesta di partecipare, perché siamo arrivati già a 25 squadre, 10 sono in stand by e, come voi sapete, la nostra gara è il massimo 200 e pertanto credo che sia già un auspicio, perché far partire non credo 200 ma magari 180, 185 o quello che è corridori in una gara, credo che sia una cosa importante. Invitiamo tutta la città di Treviso dunque? Invitiamo tutti i cittadini di Treviso e tutti gli sportivi della bicicletta della provincia di Treviso a venire a vedere questa grande manifestazione della popolarissima 102 anni. Come funziona, come va il percorso di crescita di questa squadra basata su un progetto e con obiettivi anche a lunga distanza? Sta seguendo quello che è il tuo ideale? Sì, noi proseguiamo con il nostro progetto, con le nostre mentalità. Il nostro obiettivo è in primis poter lavorare con i giovani. E questa è la cosa prioritaria di questa società, il nostro modo di lavorare è quello di poter portare al professionismo dei ragazzi pronti. Facciamo una buona attività sia a livello dilettantistico, correndo le migliori gare, e nello stesso tempo correndo anche con i professionisti, che questo gli permette l'esperienza, la maturità giusta per poter affrontare al meglio il professionismo quando sarà il momento del loro passaggio. È un progetto di crescita, quali sbocchi potrà avere al di là della formazione continua? Ma noi siamo ambiziosi, vogliamo essere competitivi anche nelle gare maggiori, pertanto abbiamo avuto la fortuna di avere due professionisti in squadra, un ragazzo che ho cresciuto io negli anni passati, che per sfortuna e per varie vicissitudini non sono riusciti a trovare un contratto nella categoria maggiore. Loro saranno la nostra spinta, la nostra arma in più, nel senso che saranno a disposizione per far crescere i ragazzi più giovani e nello stesso tempo poter giocarsi le proprie carte per il futuro, e cercando di fare il massimo per le gare, nelle gare che contano. Un 2015 che si è concluso con notevoli gratificazioni, ora per questi 15 nuovi ragazzi sulla carta il 2016 come si presenta? Ma si presenta bene, non dobbiamo più vincere le 50-60 gare che vincevamo in passato, pertanto quello che dovevamo fare prima l'abbiamo fatto. In questo momento il ciclismo è cambiato e io credo che la miglior cosa sia quella di non darsi obiettivi. Facciamo le migliori gare, sicuramente abbiamo buoni ragazzi di talento che sicuramente faranno dei buoni risultati, poi se sono 5, sono 10, non è importante più le vittorie, è comunque fare una buona attività, girare il mondo, dargli la possibilità di esprimersi e confrontarsi con altre realtà è la cosa più importante per noi. Ma c'è un obiettivo principe quest'anno? Non lo so neanche io qual è. No. Ma noi alla popolarissima l'avevo vinta l'anno scorso, che era il 100° anno di questa manifestazione, pertanto per noi questa è la nostra ciliegina, è stata fatta l'anno scorso, è stata data, e quest'anno andiamo, partecipiamo, però non abbiamo più quella pressione che poteva esserci negli anni passati. Aggiungi innovazione tecnologica alla tua casa, nuova o da ristrutturare. Scegli una porta sezionale Ballan. Sicurezza, silenziosità, isolamento termico e qualità garantita dalla vera marcatura CE. Tanti modelli in acciaio, legno o effetto legno, per una scelta sempre conveniente. Perché una porta da garage Ballan è per sempre. Per informazioni chiama il numero verde 800 40 55 40.
GKR. Da più di 50 anni, Qualidi Italy. Ecco che torniamo ancora una volta in diretta dallo studio di teleciclismo di Padova. Abbiamo un'altra classifica da proporvi, è il Gran Premio Nazionale Bata. Si tratta ancora di un'analisi riservata ai corridori juniores, per quanto riguarda però una serie di gare, diciamo, scelte nel calendario nazionale, prove nazionali ed internazionali in Italia e poi le prove all'estero, prove di Coppa del Mondo, prove tutte ovviamente a carattere internazionale, quelle che si corrono all'estero e che fanno parte del calendario UCI, purché la partecipazione degli atleti italiani sia con la maglia azzurra. Questo è il Gran Premio Bata, è curato da Rino Baronne. Vediamo insieme la sigla. Ok, dopo anche questa, prima di andare avanti, verrà popolata nelle settimane a seguire, attendiamo che comincino anche per gli juniores le gare a carattere nazionale ed internazionale, poi cominceremo a popolare anche questa classifica. Adesso invece torniamo con i nostri ospiti e all'interno delle varie società, dei vari gruppi sportivi c'è sempre più un significativo apporto che arriva dalle donne, anche nel tuo gruppo, no? Giuseppe, a seguire la segreteria ci sono le donne che fanno un lavoro dietro le quinte insostituibile, non soltanto per quanto riguarda gli aspetti legati alla segreteria, ma per tanti altri aspetti, anche a sostegno dei maschi. Vediamo il filmato che la regia ha preparato. Vediamo se è pronto, qualche istante. Ecco, sta per partire. Ecco. Biagio Conte è il suo traguardo più bello, più atteso, desiderato. Nell'anno in cui i medici hanno dato un temporaneo alta al suo cuore d'atleta, quel muscolo si è trasformato da tempio di sforzo in tempio d'amore e sul rosso striscione la parola magica d'arrivo si è stemperata, trasformata in Rosa Marie. A guardarli, sabato nel Duomo di Sacile, pallidi, tesi ma felici, sembravano ancor più giovani di quello che in realtà sono, ma sul volto di Biagio, immancabile, quel sorriso che l'ha fatto ben volere da questo mondo ciclistico tanto lontano da casa sua. Un mondo che l'ha apprezzato per le sue doti d'atleta. Un mondo nel quale era celata una donna che ora lo ama per le sue doti di uomo. Amore, una parola che viene dal cuore, quel cuore dal quale dipende il suo futuro d'atleta, dipende la sua professione, la sua vita. Forse il regalo più bello fra qualche giorno glielo daranno proprio i medici, dandogli il permesso di tornare in sella. Per lottare, gioire e vincere. Questa volta non solo per se stesso. I long to see the sunlight in your head and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart. For I haven't got a clue, but let me start by saying I love you. Thank you.
Che belle immagini, davvero belle. E c'è anche un po' di emozione. Biagio, ti sei rivisto sì. un po' di anni fa e poi abbiamo rivisto insomma tanta gente, tanti atleti, i dirigenti, i tecnici, insomma. Franco D'Amuzzo è andato a ricercare nel nostro archivio queste immagini che ci riportano un momento particolare, no, della tua vita, il tuo matrimonio, che ci hanno permesso però di vedere tanta gente che in quegli anni, no, praticava ciclismo con te. L'MG di allora, l'MG insomma, Boys, ha sfornato un bel parco atleti, esatto, in quel periodo. Erano momenti importanti con Danilo Furlan. Dobbiamo ricordare Furlan, anche... Sì. Col povero Danilo Furlan. Col povero Danilo Furlan. Avete riconosciuto la Rebellin, Rossato, Salvato, Galeazzi, Minali anche. Solagna. Billy c'era poi. Mio compare Voltarelli. E poi il problema, perché Gigi Milioni, che lo ricordiamo tutti con affetto, chissà se ci sta guardando magari da qualche parte del mondo. Ha fatto un commento straordinario. Sì. Il problema è che hai avuto anche al cuore, tu. Sì, io non ho avuto nessun problema. Diciamo sì, che l'anno precedente, al 92, avevo partecipato ai mondiali a Stoccarda e nel 92 c'erano le Olimpiadi di Barcellona. Vinte da Fabio Casartelli e all'epoca la nazionale stoppava gli atleti dei PO, probabili olimpici, a non passaggio professionismo, quindi io non passai professionismo per rimanere ancora dilettante per poter partecipare alle Olimpiadi, e invece in quel caso là è stata per me insomma una mazzata, perché andando giù a Roma mi fermarono e cominciarono un po' di... Beh, però ricordiamo il povero Alupcio, che è campione del mondo, morto. Sì, diciamo che quello era un periodo un po' particolare. Ex corridore dell'MG, quindi insomma... All'epoca è stato un periodo particolare che ci andava con i piedi di piombo e i dottori forse avevano un po' timore o paura comunque di dare idoneità quando vedevano qualcosa che poteva insospettire. Piuttosto di essere facilitoni è meglio così. No, ma è meglio così, ma io dico però nel mio caso... A quel punto là, nel mio caso, diciamo che ci sono altre storie che andremo per le lunghe da raccontare, quindi non sto qui a raccontarle perché altrimenti ci vorrebbe due settimane. Si è risolto bene, sono riuscito a passare al professionismo dopo 4 anni e sono felice lo stesso. La mia vita è stata da atleta, è stata lo stesso gratificata poi. Importante. E anche una bella carriera. Beh, prima di passare al prossimo servizio, ringraziamo ancora tutte le donne che guardano il ciclismo da dietro le quinte e sostengono i loro uomini sulle strade della nostra disciplina sportiva. Adesso invece per il prossimo servizio, Chiara? È arrivato il momento di Tina, la sua rubrica Senza Freni. Buona Lea, la casatella trevigiana d'Obsoligo. Buona, la più buona d'Italia. Oggi in Francia l'ultimo saluto a Romain Guyot, un corridore della Vendée U, ovvero una squadra under 23, un corridore under 23, che purtroppo è morto investito durante un allenamento. 23 gennaio 2016 in Spagna, 6 corridori investiti in allenamento. John Degenkolb ci ha quasi rimesso un dito. 19 luglio 2015, Riccardo Ochoa, un venezuelano, 31 anni, muore investito in allenamento. Stessa sorte purtroppo il 12 giugno del 2015 sempre al belga Christophe Goddard, 27 anni. È stato ex corridore della IAM, under 23, è stato investito da un bus quella volta. 19 febbraio del 2016 appunto abbiamo ricordato Romain Guyot, che è stato seppellito oggi. Il 19 febbraio scorso dei corridori della Lotto Sodal, De Gendt e Dox sono stati investiti in Spagna in allenamento. Ieri sera abbiamo intervistato, grazie a Diego Rettis, Alessandra Cappellotto. Alessandra Cappellotto, ex campionessa del mondo, nonché vicepresidente dell'Associazione Ciclisti Professionisti, sta portando avanti una campagna sulla sicurezza sulle strade e soprattutto sul rispetto nei confronti dei corridori. Si parla di fascia di rispetto di 1,5 metri da chi
procede in macchina rispetto appunto all'atleta e deve essere rispettato, ripetiamo di nuovo questa parola, non solo per quanto riguarda la misura 1,5 metri, ma anche proprio l'automobilista deve rispettare chi va su due ruote, perché ricordiamo nel 2015 addirittura le biciclette, l'acquisto delle biciclette hanno superato l'acquisto delle automobili, per cui insomma si va sempre di più verso una viabilità, una mobilità sostenibile. E quindi recuperiamo e soprattutto rilanciamo il discorso del rispetto di chi va in bicicletta. Adesso sentiamo quanto ci ha raccontato Alessandra Cappellotto. Alessandra Cappellotto, con lei siamo qui a parlare di sicurezza per la strada. Gli incidenti sono tanti, molto spesso gravi. Sì, purtroppo hanno perso la vita molti, anche ragazzi giovani negli ultimi anni. Dobbiamo veramente ognuno, i bambini ricordarlo ai genitori, le persone che guidano ricordare che qualsiasi che in bicicletta potrebbe esserci anche il loro figlio, il loro nipotino, e quindi veramente tutti dobbiamo prestare attenzione ai ciclisti. È pericoloso andare in bicicletta anche per voi che siete dei sportivi, siete dei professionisti, allenarsi è difficile. Sì, lo stadio del ciclismo ovviamente sono le strade, nelle strade c'è traffico e quindi è molto difficile convivere con il traffico, gli automobilisti hanno fretta, le signore che sono in macchina hanno mille cose per la testa, portare i bambini a scuola, andare a fare la spesa, bisogna prestare un attimo di attenzione sia ai ciclisti, rispettando ovviamente le regole stradali, tenendo la destra, ma anche gli automobilisti, avere un po' di rispetto per i ciclisti. Quindi voi proponete forse anche una norma ben precisa sulla sicurezza stradale? Beh, abbiamo chiesto che appunto questo segnale venga per esempio introdotto nelle scuole guida per chi studia la patente, che diventi un quiz, uno dei quiz, e che quindi ogni ragazzo, ogni persona che va a fare la patente impari che bisogna appunto mantenere la distanza di sicurezza da una bicicletta. Ti vuoi bene? Scegli il latte Soligo QV. QV è il marchio veneto della qualità verificata. Ed eccoci qui, che siamo ancora in diretta dallo studio di Teleciclismo Padova. Riprendiamo con i nostri ospiti dopo questa pausa. Abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo visto il servizio di Tina Ruggeri e l'intervista ad Alessandra Cappellotto, ma non solo i ciclisti sono attaccati, ecco, no? Toccati, per meglio dire, da questa possibilità legata agli incidenti, anche l'utente comune della strada che va sulla bici. Soltanto una battuta con Chiara, è toccato anche a te. Sì, è toccato a me, io giro in graziella, quindi non ho una bici grande, di certo non mi devo allenare, mi muovo. Sono passata da una bici a dimensioni normali ad una graziella più piccolina proprio perché così riesco a schivare molto più velocemente le automobili che magari soprattutto durante le ore di punta o trovano un parcheggio all'improvviso e girano senza mettere la freccia, incuranti di una bicicletta che sta arrivando, tagliano capita la strada. Anche questo? Sì, e io sono stata investita diverse volte, solo nell'ultimo anno. Ecco, quindi non solo i ciclisti, insomma quei ragazzi che fanno agonismo, ma anche l'utente comune della strada. Adesso però c'è una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Pronto, sì, con chi parlo? Sono Tony da Monte Belluna. Tony è troppo generico. Pronto, Mario? Sì, dimmi. Sono Tony da Monte Belluna. Va buonasera, bene. Tony. È che non prima di tutto fai tanti auguroni che avevo messo in piedi in Castano Teleciclismo. Bene, grazie. Che ieri è drio aspettarlo a Castano. Grazie. Buonasera a tutti, ma si senta mai qua? Allora, intanto continua a seguirci. Ecco. E poi dopodiché, ciao Mario e ciao Biaio. Ah, ecco. Sì, ciao. Bene, grazie. Biaio, guarda che sono Tony, ti ha capito che sono. Ho capito, adesso ho capito. Adesso ti ha capito, no? Adesso ho capito quale Tony. Ho visto il tuo matrimonio e guarda che ieri... C'ero anch'io. Al matrimonio di Biagio? Sì, c'ero anch'io al matrimonio di Biagio. Allora, senza ombra di dubbio, abbiamo capito chi sei. Ecco, va bene, grazie. Mi ha fatto piacere rivederlo tutto qua, perché te sa. Grazie per la telefonata, continua a seguirci.
Sì, ciao Mario, ciao Biaio. Ciao a tutti. Ciao. E a tutti i montebellunesi che stanno seguendo, la nostra puntata. Allora, cosa stavamo dicendo, Tina, per quanto riguarda la sicurezza, questo aspetto legato alla sicurezza? I ragazzi forse non si rendono conto del pericolo. Quando andate in allenamento senza il direttore sportivo, vi rendete conto che gli automobilisti vi rispettano o anche voi non rispettate il codice della strada? No, ci raccontavano che gli è successa una cosa proprio oggi, ieri, con i vigili urbani, questa mattina, quindi insomma, che li abbiano fermati sulla pista ciclabile. Cosa vi è successo? Sì, praticamente ci hanno indicato di stare dentro una pista ciclabile. Sì. E mancavano le borse della spesa. E niente, ci siamo fermati, abbiamo fatto una bella chiacchierata perché anche noi abbiamo capito delle cose che magari c'erano poco chiare. Però è difficile allenarsi dentro una pista ciclabile. Sì. E anche velocità volevano farvi andare? Se superi la velocità di 30 all'ora sei un velocipede. Quindi devi stare sotto i 30 all'ora, ma i 30 cioè non puoi. Deve dare una cosa, sotto i 30 all'ora. È una cosa improponibile. Biagio, cosa vi è successo effettivamente? No, io non ero presente, però mi hanno raccontato che i vigili, in questo caso del comune di Sacile, gli hanno detto di fermarsi, poi gli hanno detto che la pista di Pordenone è aperta agli allenamenti a tutte le squadre ciclistiche, quindi la possibilità di allenamento, possono benissimo andare sulla pista ciclabile all'interno del velodromo di Bottecche e allenarsi là. Ecco, questi sono stati i commenti. Sono stati fermati per eccesso di velocità, sempre da un vigile. Ai miei tempi, diciamo che quella là è stata una cosa che il buon Luciano Marton è venuto fuori, che eravamo passati col rosso, che avevamo superato i 50 all'ora. Sai che Luciano su quelle cose là era il numero uno. Almeno 25 anni. No, ma che però, sì, questa cosa si fa un po' sorridere, no? Sì. Però ritengo sia anche un po' preoccupante, perché se prende piede questo fatto, no, del divieto per i corridori che praticano agonismo di scendere sulla pubblica via e fare l'allenamento sulla pista ciclabile, Giuseppe, è preoccupante la cosa? Viaggio. È successo anche negli anni scorsi questa cosa. Ah, intanto vediamo Luciano Marton. Luciano, qualcuno ha parlato di Luciano Marton qua. Che suona vediamo la fisarmonica. Fisarmonica. E in quale occasione? Chi lo sa quale occasione? Matrimonio. Sarà il matrimonio? Sì, perché suonava la fisarmonica. No, non so, sarà il mio matrimonio, no. Qua però, vabbè, però anche, c'era anche lì. Anche questa clip, grazie alla regia, grazie a Franco D'Amuzzo che puntualmente è andato a riprendere queste immagini. Ritorniamo però a questo argomento, insomma, no, perché quando ci fermano i vigili quasi quasi ci viene da sorridere, però magari i vigili applicano il regolamento, l'attività agonistica però ha certe regole, e quindi è preoccupante, insomma, no, fra virgolette, anche senza le virgolette, insomma, la cosa. Io credo che ci voglia sempre buon senso, sia da parte dei ciclisti che da parte dei vigili o nel caso della polizia o dei carabinieri. No, perché sennò alla fine cosa succede? Succede che devi mettere i catteri frangenti sui pedali, sulle ruote, il campanello, il fanalino e il campanello, no? E qui insomma la cosa diventa improponibile, o no? No, diciamo che vabbè, la lucetta si può anche mettere, non è un problema, perché adesso con tutto quello che si vende, ci sono sotto la sella, si può anche mettere. Ho visto anche ultimamente anche un atleta professionista che va in giro col campanellino. Il signor Bacher Andrea che mi ha detto: Biagio, guarda che funziona, perché tu ogni volta che stai passando una fila di macchine parcheggiate, che hanno appena parcheggiato, magari ti succede sempre che qualcuno involontariamente o perché non ha guadagnato, allora ha messo che cosa il campanellino? Apre, lui un suono del campanellino ha fatto bene. E allora sai, attiri l'attenzione della persona, può essere anche una buona cosa, però io dico ci vuole sempre buon senso, perché questi ragazzi e comunque noi squadre dobbiamo pur allenarci sulle strade, non possiamo certamente andare su una pista ciclabile. Giuseppe, su questo argomento volevi aggiungere qualcosa? Sono d'accordo con quello che ha detto Biagio, è successo anche 4-5 anni fa con Mauro Dall'Alto, che l'hanno fermato, che volevano il fanalino, la gemma dietro e tutte quelle cose là. Succede, ci vuole un po' di buon senso.
Però dico, ti trovi tante volte che ci sono dei ciclomotori che prendono tutta la strada, cioè qualche volta... E allora volta... mettiamoci direttamente che è il motorino a tutte le biciclette. Questo non lo dovevi dire, Tina. E così abbiamo risolto il problema. Poi riprendiamo, ecco, sul doping tecnologico, queste innovazioni introdotte in questi ultimi anni. Ci rimarrà poco spazio, però. Ma cerchiamo di aprire anche a questa argomentazione. Chiara? Diamo ancora una volta la linea all'RGE e questa volta è il momento del ciclo TG. È stata presentata al Teatro Sandro Pertini in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia la nuova stagione sportiva che vede impegnata l'Associazione Sportiva Dilettantistica Salese Cycling FPT, formazione che cura l'attività del fuoristrada. Dopo le 110 vittorie conseguite nel 2015, il sodalizio presieduto dall'effervescente presidente Gabriele Tomaello si prepara per una stagione che sarà senz'altro ricca di nuove emozioni e risultati importanti. Atleti nuovi e partner di spessore inducono la Salese Cycling FPT a progetti ambiziosi, con un pensiero speciale rivolto a Chiara Pirobon, l'atleta salese scomparsa l'estate scorsa a soli 22 anni alla vigilia di una prova di Coppa del Mondo che si disputava in Germania. Alla cerimonia di Villa Farsetti erano presenti anche i familiari della sfortunata atleta veneziana, che hanno voluto ringraziare il presidente Tomaello per la sensibilità dimostrata. La Salese Cycling FPT da quest'anno avrà un motivo in più per ben figurare nell'ambito del panorama nazionale del fuoristrada. Tutti gli atleti del sodalizio, infatti, sulla maglia sociale da competizione avranno ben visibile sulla spalla il tatuaggio che Chiara Pirobon portava sulla caviglia. Un gesto delicato, voluto per non dimenticare. Partiti nel maggio del 2011 con 25 atleti, ora la Salese conta oltre 130 tesserati, un'escalation significativa in soli 5 anni di attività. Gli uomini di maggior spicco che quest'anno potranno avvalersi di un direttore sportivo dall'indubbia capacità, e vale a dire l'ex professionista e maglia rosa al Giro d'Italia Andrea Leoni, sono Cristian Palaoro, con un passato anche da stradista, Tiziano Cararo e Alessio Barzazzi, più un under 23, Marco Pasin, oltre naturalmente alla nutrita schiera di master sia in campo maschile come pure in quello femminile. Luciano Martellozzo, che ha condotto la cerimonia di presentazione, ha poi sottolineato l'appuntamento con il passaggio della tappa del Giro d'Italia che partirà da Novale e che vedrà la Salese presente. Sono intervenuti pure gli assessori Enrico Merlo e Luigino Miele, che, portando i saluti del sindaco Nicola Fragomeni, hanno espresso compiacimento per il lavoro svolto dal presidente Gabriele Tomaello e da tutto lo staff e dei suoi collaboratori. Una società che attraverso i propri atleti e le proprie organizzazioni sta dando lustro al territorio, hanno detto i due amministratori. Al termine, doverosa foto di gruppo per questo numeroso ed importante sodalizio veneziano che nel 2016 farà sicuramente ancora parlare di sé per i risultati che saprà conseguire, ma soprattutto per la passione e l'entusiasmo che già da adesso sa esprimere. Siamo all'hotel ristorante Fiora a Castelfranco Veneto in occasione dell'annuale convegno dei giudici di gara del Veneto. Siamo in compagnia del presidente nazionale dei giudici di gara della Federazione Ciclistica, Antonio Pagliara. Nella sua prolusione, grandissima soddisfazione per questa categoria della federazione. I giudici del Veneto sono sempre sugli scudi a livello nazionale e soprattutto internazionale. Sì, sì, io credo così di aver riscontrato laddove ce ne fosse bisogno ancora un livello veramente pregevole, di ottima qualità. I commissari del Veneto, i giudici di gara, soprattutto i più giovani, sono così, rappresentano un po' il traino di questo movimento in un contesto progettuale che ormai portiamo avanti da un paio d'anni rispetto ad una figura un po' nuova, diversa, che ci siamo prefissi, no? Cioè, di così questa figura di educatore, di formatore sul campo,
di rispetto verso i ruoli, verso le altre componenti. Poi veramente devo essere sincero, siamo veramente, veramente soddisfatti, ma anche perché con l'impegno che ci mettono stanno ottenendo dei risultati fantastici. Ecco, lei ha fatto degli annunci importanti, delle designazioni importanti. Ragazzi come Matteo Brasedin o Sandro Checchin saranno a Dubai, saranno al Giro d'Italia, insomma il Veneto, Chiara Compagni, ricordiamolo, Chiara Lovat, cioè il Veneto veramente domina. È la dimostrazione che siccome noi tra l'altro stiamo in questo nuovo corso, stiamo improntando le designazioni sul merito, e quindi sul merito, sulla personalità, sulle capacità tecniche, sul comportamento se vogliamo, è la dimostrazione che il Veneto sta esprimendo veramente un ottimo risultato. Se pensiamo che l'anno scorso per la prima volta Chiara Compagnin è stata rappresentata la prima donna in assoluto come giudice di arrivo al Giro d'Italia, lo stesso Matteo Brusatin l'anno scorso fatto il giro, per poi continuare, va a Dubai, quest'anno è stato designato a Dubai, Matteo, sono dei ragazzi promettentissimi, li stiamo seguendo, stanno facendo un percorso molto importante, anche perché insieme alla stessa Chiara Lovatta, la quale esordirà come giudice d'arrivo alle Strade Bianche a marzo, quindi come prima corsa di professionisti, li stiamo seguendo e sicuramente possiamo dire con soddisfazione che il futuro è loro, ed essendo, se parliamo di ragazzi come proprio la Chiara Lovatti, che ha 27 anni, quindi credo che davanti c'è un futuro incredibile per loro. Sandro Checchin, presidente regionale dei giudici di gara della Federazione Ciclistica, grandissima soddisfazione anche per lo stesso Checchin, designato al Giro d'Italia dei professionisti. Il Veneto cresce. Certamente sì, e più che cresce direi che è una conferma, perché da anni siamo al vertice della categoria. Quest'anno, nel 2015, poi è stato qualcosa di straordinariamente positivo per noi. Come ho visto questa mattina, 6 nostri colleghi sono diventati di categoria elite e quindi per noi è un motivo di grandissima soddisfazione. E quindi continuiamo a lavorare come abbiamo fatto negli anni scorsi, con abnegazione e con passione. Sempre più verso i giovani, sempre più giovani che si avvicinano a questa, chiamiamola, professione, divertimento, passione. Hai detto bene, è un hobby, è una passione, il tempo che serve per fare questa cosa è parecchio e lo togliamo qualche volta alle famiglie e al lavoro, quindi grazie alla pazienza di chi ci sta vicino. Certamente un'altra caratteristica del Veneto è proprio quella di avere l'età media molto bassa rispetto al resto d'Italia, con un ingresso in categoria dei giovani molto, molto spiccato. Giudici veneti sempre più tecnologici anche. Sì, l'abbiamo visto questa mattina, ci dobbiamo adeguare e noi faremo tutti gli sforzi necessari per essere adeguati al mondo che ci cambia intorno a noi altri, anche dal punto di vista tecnologico, quindi cerchiamo di essere sempre all'altezza. Filippo Fontana, trevigiano di Fregona, campione italiano del ciclocross, allievi secondo anno, ha vinto il Memorial Reghin. Per te un riconoscimento importante per la tua attività di ciclocrossista, un po' di stradista e soprattutto di studente. Sì, è stata una cosa veramente fantastica e sono stato veramente onorato di ricevere questo premio. Io adesso è uno stimolo in più soprattutto per andare ancora meglio a scuola, dato che quando mi alleno così durante l'inverno non è molto facile studiare sempre o comunque avere la voglia di fare tutte e due le cose. Adesso che sono un po' in pausa cercherò di dare un po' il meglio. Giudice di gara, è una cosa che ti attira? Boh, ora sto correndo, dopo il mio sogno, il mio obiettivo per il futuro è un sogno, lo ripeto, è quello di fare il corridore, dopo quello che verrà, verrà e non lo so cosa potrà succedere. Germano Bisigato, trevigiano, è l'anima di questa associazione dei ciclisti, ex ciclisti trevigiani, e soprattutto è l'anima di una grandissima raccolta di maglie e di foto d'epoca, che veramente come ce ne sono poche in giro. Cosa si vorrebbe fare, a prescindere dalle premiazioni a Boifava e o ad altri, insomma, cosa si vorrebbe fare di tutto questo patrimonio? Ma noi di anno in anno continuiamo a organizzare questa manifestazione. Abbiamo già programmato i due per l'anno prossimo, le Borracce d'Oro, che è Marzio Bruseghin e Pietro Campagnari.
questo è un ambiente che ci permette di realizzare i nostri pensieri, cioè quello di mettere tutte le maglie e una parte delle foto, perché non sono tutte le maglie, perché sono 340, stamattina me ne sono arrivate altre 10, perciò vanno a 350. Le foto che sono esposte qui è la minima parte di quelle che ho già presentato e fatto. Perciò se troviamo un ambiente più grande, più idoneo, possiamo fare una cosa migliore per quello, per gli sportivi, i soci che vengono ai nostri pranzi. Vedo che la gente partecipa, cominciamo ad aumentare rispetto all'anno scorso, ci sono 20 persone in più, mi auguro che tornare al periodo che abbiamo fatto 280 persone, oggi siamo 150 e mi auguro che proceda bene. Continua la festa degli ex ciclisti della provincia di Treviso che hanno voluto premiare per il 2015 Davide Boifava con la borraccia d'oro. Davide Boifava, un po' la storia del ciclismo. Ma sì, io al ciclismo gli devo tutto, sono stato sicuramente tra i pochi fortunati, di conseguenza anche oggi hanno voluto in questa manifestazione, questa premiazione, darmi questo premio che è stato sicuramente un premio inaspettato. Quando i premi arrivano a una certa età sicuramente fa ancora più piacere, e devo ringraziare gli ex professionisti della provincia di Treviso e il presidente Bisigato che ha voluto onorarmi di questo premio. Ecco, alle nostre spalle c'è Associazione Ex Ciclisti. Quanto pesa per Davide Boifava essere stato ex corridore ed ex direttore sportivo, insomma, negli anni d'oro del ciclismo? Ma pesano gli anni più che i ricordi, perché i ricordi per merito dei miei corridori sono stati tanti e devo tutto a loro, devo tutto agli sponsor che mi hanno sempre dato una grande fiducia, soprattutto alla carriera nella quale è stata per 15 anni nel ciclismo, e questo diciamo che è un po' il biglietto da visita che ho per gli sportivi e questo mi fa molto piacere. Cosa ricorda Davide Boifava della sua carriera da corridore? Quello che ricordo da corridore è stato che a 21 anni ha vinto la tappa al Giro d'Italia mettendo la maglia rosa. Ho avuto tante altre soddisfazioni, ho fatto 3 mondiali, 2 campionati italiani su pista, però la maglia rosa forse perché era appena passato professionista, è quella che è un simbolo nella quale ho il più bel ricordo. Da direttore sportivo invece? Ma da direttore sportivo anche lì avevo 31 anni quando ho fatto il direttore sportivo, e la vittoria più bella è stata di Battaglin, che in un mese, in 40 giorni abbiamo vinto Vuelta e Giro d'Italia, e questo mi ha gratificato molto, perché tra l'altro ho un grande ricordo di Nane Pinarello, perché correvamo sul Pinarello, perciò quello è stato un grandissimo ricordo. Cosa ci racconta Giovanni Moro della sua carriera da ex corridore? Purtroppo è stata bellissima fino al punto dell'incidente. Dal mio secondo anno da professionista ho avuto questo schiacciamento quarta quinta vertebra, e da allora sono iniziati i problemi. Certamente avrei fatto, penso, i miei 10 anni se non succedeva questo. Il mio primo anno sicuramente è stato un buon anno, purtroppo dopo è finita un po' male. Nel corso della 14ª edizione della Borraccia d'Oro per la speciale classifica trevigiana Terra di Campioni sono stati premiati la campionessa europea di Tartu, la junior Nadia Quagliotto di Masar, e Nicolas Dalla Valle, l'atleta vicentino alla corte di Roberto Dolcetto ed Orfeo Antonello. Riconoscimento ed encomio anche per il commissario Federazione Ciclistica Italiana Stefania Benetton, la quale durante i campionati italiani a cronometro individuale intervenne tempestivamente verso un atleta in difficoltà.
Riprendiamo per l'ultima parte dallo studio di teleciclismo con i nostri ospiti, il team Marchiol, San Michele Vetri. Basso, stiamo arrivando alla conclusione ormai di questa puntata e prima della pausa avevamo aperto ad un argomento un po' frizzante, non è vero Tina? Perché sì, in questi anni sono cambiate in maniera notevole, vorrei dire quasi esponenziale, i mezzi, no, le bici, Biagio e Giuseppe. Però in alcuni casi fin troppo, ma è poi vero che questa pratica è così diffusa? Diciamolo chiaramente, insomma, quella del motorino. Beh, diffusa sì, perché comunque qualcuno è stato trovato, quindi chissà quanti ce ne sono stati e quanti non sono stati trovati. Alle ultime gare con i professionisti sono arrivati il personale dell'USEI con degli scanner appositi, un atto. E poi ho trovato qualcosa. Non hanno trovato nulla, fortunatamente. Fortunatamente, o magari per evitare li avevano fatti sparire. No, non credo. No, perché da qualche parte si dice, sì, ne sono stati messi in commercio tanti, poi chi li usa, sono gli agonisti, sono gli amatori, insomma, ognuno ha la propria impressione. Io ho l'impressione che sia un po' montata la cosa. Merckx chiede la radiazione. Sicuramente è una cosa montata, che serve solo per fare un po' di pubblicità e un po' di zizzania sul mondo del ciclismo. È che però ci tiriamo addosso fango, insomma, addosso noi che chiamiamo il ciclismo. Se guardiamo il fango ci tirano addosso, non sì. Ci tirano addosso, non sarebbe più da far ciclismo, quindi però, è inutile stare qua a sentire oggettivamente chiacchiere. Sono tanti cicloamatori, tante persone che vanno in mountain bike, che li hanno acquistati, li utilizzano, magari magari semplicemente per sentire un po' meno la stanchezza, magari l'età. Ecco, sentire un po' meno la stanchezza e sentirsi ancora giovani. Ancora giovani. Biagio Conte che ha fatto delle gare con i cicloamatori. Ecco perché faccio fatica. Che fa? Che fa? No, che ha fatto. Che fa? Pensato? Al momento non ho fatto nessunissima gara. Ci hai mai pensato? Ci hai mai pensato al motorino? Al motorino no, assolutamente. Perché... Non penso cosa dovresti andare a gratificare una vittoria come ti potrebbe gratificare una vittoria con un motorino. Sì, infatti. Sì, ecco qua vediamo alcune immagini in giro. Di una corsa di cicloamatori. Mi sembra di conoscerlo questo. Sì, ma va. Merckx chiede la radiazione a vita di chi viene pizzicato con un motorino. Agostini va. Cosa dite? Mitico Gianmarco Agostini che salutiamo. Cosa dite di questa ipotesi di radiazione a vita proposta da Merckx? Beh, io credo che sia la cosa giusta da fare, in modo che così almeno chi è intenzionato o che abbia un minimo... Stiamo ridendo. Abbiamo visto tagliare il traguardo e chi è che ha vinto questa gara? Raccontaci di questa vittoria. Mi sono ritrovato sulla gara amatoriale con Franco che faceva delle riprese. Ho detto, è caduta a pennello. Cioè, la prima vittoria è ripresa dalla abbiamo la documentazione anche di questo. Sì, infatti. Parlavamo di Merckx. Sì, che poi la dichiarazione che Tina l'ha fatta proprio l'indomani di quel caso eclatante. Sì, ma anche al campionato oggi, del mondo, no? Anche oggi è ritornato sull'argomento, ovviamente. Beh, credo che non abbia tutti i torti, insomma. Io credo che chi bara in questo modo qua, penso che la radiazione sia la cosa più giusta da chiedono che vengano individuate le case costruttrici di questi motorini e ovviamente poi la distribuzione e a chi sono andati. Quindi sarebbe una ricerca talmente capillare che forse non è proprio così semplice. Io posso comprarli, basta che non li adoperi in gara. No, sì. Ma penso che il fatto del motorino, ci sono tante persone che io conosco che hanno comprato delle mountain bike adottate da sistema di pedalata assistita. E penso sia una cosa poi in che alcuni ben casi... venga, perché comunque tante persone hanno voglia di affrontare delle salite che magari non avrebbero modo di farle perché non hanno tempo nell'allenamento, non hanno comunque l'età per poterlo fare. Punto? Che senso ha a questo punto? Il senso della natura, del paesaggio. No, l'utilizzare il motorino per allenarsi.
No, ma non, non è fatto, non è, la è proprio, no. È proprio di... Allora uno prende il motorino, vedere... si prende il ciao, la Vespa. Beh, ma non è la stessa cosa, perché comunque una mountain bike ti permette comunque di andare all'interno di paesaggi che non ti permetterà mai un motorino sulla strada. Insomma. Sì, che poi, fra l'altro, chi pedala per il gusto di pedalare, insomma, no? Per cercare la vittoria e per imporsi sugli altri a livello agonistico, ma c'è chi monta il motorino che si vede poi anche, fra l'altro, no? E comunque pedalata assistita non vuol dire che comunque tu acceleri, non pedali e non fai fatica. Pedalata assistita vuol dire io comunque... Solex. Quindi stiamo giungendo alla conclusione, perché vedo che il tempo scorre veloce. Abbiamo terminato con un argomento un po' frizzante. Ci auguriamo che non prenda piede però questo diciamo così costume, anche se improprio. Grazie per essere stati qui con noi stasera. Grazie. In bocca al lupo per la stagione 2016 che è da poco cominciata e che possa portare a tutti voi quei risultati che vi aspettate. Grazie ancora. Grazie. Chiara, salutiamo chi ci segue da casa. Salutiamo i nostri amici telespettatori, grazie per averci seguito anche questa settimana. Il nostro appuntamento torna giovedì prossimo, arrivederci. Buona serata a tutti, a presto. E noi aspettiamo.